Salve a tutti amici di Motor Valley, siamo qui all'autodromo di Imola con uno sfondo decisamente motociclistico perché l'ospite di oggi è un pilota di moto, il nostro concittadino imolese Kevin Calia. Ciao, Kevin. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Piacere incontrarti, stavamo adesso facendo due chiacchiere, parlavamo della tua carriera, magari ai pochi che non ti conoscono raccontati. Dunque, tu hai iniziato da bimbo, hai vinto? Certo. Ho iniziato con le mini moto come tutti, poi ho fatto un po' tutta l'altra fila, ho vinto due italiani e europei mini moto, poi sono passato alle ruote alte, diciamo, ho fatto la Rookies Cup nel 2008-2009-2010, ho vinto una gara, ho fatto qualche podio, cadevo spesso ma ero la foga della gioventù, diciamo. Poi sono passato, ho vinto nel 2012 il campionato italiano Mo3, il primo che c'è stato, con il team alle due chatti che saluto. E poi nel 2013 sono passato al CIV Superbike, ho fatto nel 2014 qualche buon risultato, sono passato in Aprilia nella Stock 1000 e nel 2016 ho fatto vice campione italiano e terzo nella Film Cup Stock 1000. Poi sono passato in Suzuki e ho fatto qualche esperienza ancora al CIV, ho ottenuto qualche buon risultato, qualche podio e niente, quest'anno ho deciso di intraprendere una strada nuova e un po', diciamo, diversa, che è quella di fare l'endurance. Ecco, infatti volevamo parlare con te proprio perché tu sarai il primo nostro concittadino che parteciperà alla 24 ore di Le Mans Moto nel prossimo fine settimana. Che cosa significa per un pilota che ha fatto la tua esperienza passare al mondo dell'endurance? Ma sai, in realtà è un modo diverso di vedere le gare in sé, perché comunque non c'è più la necessità di avere la prestazione sul giro, di avere un passo gara il più forte possibile, ma diciamo il punto forte per un pilota endurance è quello di riuscire a fare tanti stint, che sono circa un'ora di stint per uno, quindi facciamo 8 ore a testa praticamente, una ogni 3 ore, ogni due, una di guida, due di riposo, che poi di riposo è una perché la terza ora devi essere pronto, insomma ci sono tutte le dinamiche sotto e quindi devi passare da avere una velocità al limite del rischio, diciamo, che sono le gare tra virgolette normali dei campionati classici che vediamo tutte le domeniche, a un approccio alle gare un po' diverso, che è quello di avere un ritmo sì veloce ma comunque di stare dalla parte dei bottoni, perché comunque in 24 ore può succedere di tutto. I tuoi compagni saranno Luca Scassa, pilota molto esperto, 38enne aretino, che ha corso sia in MotoGP che in Superbike, e Alexis Masbou, 34 anni, francese, che invece ha esperienze con moto, diciamo, di cilindrata più ridotta, cioè 125 e Moto3. Li conosci già? Sì. Abbiamo già fatto qualche test insieme. Devo dire che Luca, vabbè, è una persona molto alla mano, un po' come me, siamo caratteri molto espansivi, quindi ci siamo trovati subito in sintonia, e questo comunque è sempre una cosa che in una gara del genere, che comunque diventa uno sport di squadra, perché a tutti gli effetti siamo in tre che corriamo con la stessa moto, quindi siamo una squadra e è fondamentale. Con Masbou ci siamo conosciuti anche con lui in occasione di qualche test, e è un bravissimo ragazzo, è abbastanza veloce, in Italia aveva girato poco con il 1000, quindi era un po' più in difficoltà, però comunque ha già fatto la 24 ore, ha già fatto anche altre gare di enduro, si è dimostrato ovviamente di che pasta è fatto, perché comunque diciamo che per noi è stato un ottimo acquisto quando è nata la possibilità di avere lui come non c'è un numero di piloti, primo, secondo e terzo, però diciamo come compagno. Poi i francesi hanno anche una certa propensione all'endurance, sia per le gare auto che moto. Sì. A proposito, correte a Le Mans, quindi proprio un nome che non ha bisogno di presentazioni a livello di pista, tu però non la conosci, ci stavi dicendo. No, io non sono mai stato a Le Mans, però la pista c'è tutto il tempo di provarla nei giorni prima della gara, perché comunque noi a 24 ore andiamo in pista il lunedì, perché il martedì si comincia già a provare, ci sono le prime prove libere, e diciamo che più o meno arrivare a prima della gara riusciremo a fare un centinaio di giri a testa tra prove e qualifiche, quindi in realtà il tempo per imparare la pista c'è tutto, non sono preoccupato per questo. L'unica cosa positiva forse di questo slittamento del calendario è che correndo a giugno non andremo incontro forse alle temperature rigide della notte, che ad aprile sono veramente una cosa che la rende ancora più dura. Comunque a Le Mans, parlo per esperienza, le sorprese a livello di meteo ci sono sempre, quindi sì. Ricordiamo poi che correrete sul circuito Bugatti, non sul circuito della Sart, quindi sul circuito dove corre il moto mondiale. Certo. Ci puoi parlare, per concludere il discorso Le Mans, del mezzo con cui correrete?
Certo, noi corriamo con la Suzuki Stock, nella categoria Stock, quindi la moto è molto vicina alla moto di serie, si può intervenire su pochi, diciamo, componenti per ridurre ovviamente i costi, perché poi lo step, diciamo, in superbike tra componenti sia di motore, elettronica, ma anche dei componenti per effettuare il pit stop in velocità esagerate, hanno dei costi molto alti. Nella Stock invece ci sono questi componenti, non ci sono, infatti il pit stop per noi è una perdita di tempo, non dico importante, però comunque abbastanza rilevante. Quindi Suzuki GSX R1000, il mezzo l'hai già provato, quindi sì, la conosci, ti soddisfa, ti piace? Beh sì, io con Suzuki ho fatto già una bella esperienza, perché nel 2017 correvo con loro nella Stock 1000, poi sono tornato a correre con Suzuki, col team Penta Motorsport nel CIV per 2 anni, quindi la moto la conosco molto bene, anche se comunque a livello tecnico non è ovviamente la stessa moto, perché cambiano al di là dei componenti per il regolamento, ma anche il serbatoio ha una capienza molto maggiore e quindi anche un ingombro molto differente, anche la posizione in sella è un compromesso tra ovviamente i 3 piloti dell'equipaggio, quindi questa è una cosa che non è da sottovalutare, così come per il setup abbiamo molle e delle sospensioni che devono essere diciamo una via di mezzo, andare bene per tutti e tre, anche se fisicamente io e Scassa per esempio siamo abbastanza diversi sia come altezza e peso, mentre con Max Bu siamo più simili, però diciamo che Luca in questo è molto bravo, perché lui è già diversi anni che fa l'endurance e ha una capacità di adattarsi molto, molto alta, quindi diciamo che ci viene incontro abbastanza per far star comodi più noi sulla moto, che lui si sacrifica un po' di più tra virgolette. Poi nell'endurance l'adattabilità è forse la caratteristica fondamentale. Vorrei parlare adesso anche della squadra, visto che anche la squadra che porta in pista la vostra Suzuki GSX R1000 è una squadra che viene dalla Motor Valley, è una squadra reggiana, si chiama No Limits Racing Team. Ci puoi parlare della loro esperienza nel mondo dell'endurance? Sì, loro sono una squadra che ormai sono dei veterani, perché è già diverse stagioni che corrono nell'endurance e hanno una buona organizzazione, sono di Reggio Emilia, mi hanno già dato tutta la strategia da studiare, perché nell'endurance c'è da studiare tutte le varie segnalazioni, la tabella, anche quelle che possiamo fare noi piloti nel caso in cui abbiamo un problema fisico, perché comunque può capitare un crampo, un dolore, qualcosa che ci necessita di un cambio anticipato, diciamo, rispetto a quello che è il programma degli stint. E loro sono molto appassionati, sono persone un po' alla vecchia, diciamo, nell'endurance. Io ho fatto questa decisione di cambiare, ho preso questa decisione di cambiare soprattutto perché lì c'è un po' più la vena di passione ancora, perché comunque la gara è, cioè, per fare una gara così non dico che bisogna essere matti, ma sicuramente ci vuole una dose di passione grande. Già per correre in moto un pochino bisogna esserlo. Sì, sì, infatti, però diciamo che in alcuni campionati ormai è tutto più legato ad altri fattori che alla passione pura. Senti, ti faccio l'ultima domanda, quali sono i tuoi obiettivi, le tue speranze per questa gara e per la stagione, visto che per te è un grosso cambio? Beh, diciamo che per me è un cambio importante, radicale. L'obiettivo è quello di diventare un buon pilota endurance nel breve tempo possibile, perché comunque vorrei crescere come pilota in questo mondo. E la squadra è vicecampione Stock dell'anno scorso, quindi loro puntano proprio alla vittoria. Cioè, noi puntiamo a vincere, proveremo a fare del nostro meglio sperando che vada tutto per il verso giusto, perché come dicevo prima, in 24 ore può succedere di tutto. Kevin, noi ti ringraziamo, è stato un vero piacere, magari ci sentiamo quando torni dopo la gara, anche perché avrai sicuramente tantissimo da raccontare, perché Le Mans è un mondo, sia per le auto che per le moto, esatto. E soprattutto siamo anche molto curiosi di sapere poi quelle che sono, magari dal punto di vista di un pilota, le dinamiche di una gara così complessa. Quindi certo, ci risentiamo dopo la corsa. Volentieri. Noi vi salutiamo, amici di Motor Valley, quindi un saluto anche a Kevin Calia e ciao, arrivederci con i prossimi video.